Oggi finalmente vi andrò a svelare quando sarà il mio ritorno in campo e se parteciperò al Pallone d'Oro 3.0. Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Off Samuel e 7 mesi fa ho subito l'infortunio più grave della mia vita. Sì, sì, così te lo fermiamo. No, l'abbiamo già detto. Sì, sì, no, infatti è quello che stavo dicendo. Ebbene sì, 7 mesi fa è successo quello che non doveva succedere e quello che mi auguro non possa mai succedere a nessuno, perché durante una partita della mia serie che ho portato fino adesso dell'MSP, quindi di una carriera di un calciatore a livello dilettantistico di promozione, purtroppo è successo. Purtroppo è arrivato quello che qualsiasi tipo di calciatore vorrebbe non farsi mai sentire dire. Io, signori, ci sono entrato con tutte e due le scarpe perché in realtà l'anno scorso mi ero già infortunato, che avete già visto appunto l'episodio in cui mi ero infortunato alla caviglia, e forse anche grazie a quell'infortunio che ho subito l'anno scorso è arrivato poi successivamente questo infortunio ancora più grave, perché la caviglia ancora non era così forte e non l'avevo rinforzato così bene e quindi era ancora un po' debole, tant'è che ogni tanto quando giocavo, soprattutto dopo le partite, avevo ancora un po' di fastidi e male alla caviglia. Ma ritornando invece a quello che siamo arrivati ad oggi, dopo 7 mesi di infortunio, 7 mesi in cui ho dovuto affrontare tutti gli step e raggiungere volta per volta tutti i traguardi, partendo da quando ho rimosso il gesso, da quando mi hanno tolto i punti e da quando ho iniziato a camminare per la primissima volta. Il mio percorso riabilitativo è iniziato all'incirca 2 mesetti fa, dove ho iniziato per la primissima volta a frequentare la palestra dell'Isokinetic, un centro riabilitativo di Bologna molto molto importante, perché è uno dei centri riabilitativi numero 1 in Italia, frequentato anche dai calciatori di Serie A. Ragazzuoli, c'è anche Filippo Traina, signori, siamo in due ormai qua dell'MSB, che due ex giocatori, ci siamo rotti entrambi una settimana prima. Assurdo. Come sei messo? Male, ma meglio di te probabilmente. Sì, questo è poco, ma forse è sicuro. Vi devo confessare che soprattutto agli inizi non è stato semplicissimo, perché mi sono dovuto un po' adattare, ma soprattutto combattere il dolore, perché nei primissimi istanti di riabilitazione purtroppo il dolore è una di quelle cose che sarà molto probabilmente l'ultima cosa che andrà a sparire. Io dovevo essere mentalmente pronto a combattere il dolore e a continuare a lavorare e a fare esercizi nonostante il dolore. Quindi era sempre più difficile non mollare e cercare di stare lì con la testa e di prefissarsi l'obiettivo e di raggiungere l'obiettivo. Allora ragazzi, questo attrezzo mi aiuta molto nella mobilità della caviglia, anche se mi dà parecchio fastidio e noia quando lo faccio, però aiuta veramente tanto e serve. Raccomando Samu, spingi bene su questo, fallo bene, per polpaccio ti serve tantissimo quando torni in campo, è uno dei muscoli che ti fa spingere di più sulla corsa, quindi usa bene anche il primo dito, perché nella fase di sprint e di salto entra in gioco tantissimo questo muscolo. Forza questa gamba, vai su e controlla piano, dai, tienila là, tienila là, sveglia sta gamba, dai.
l'ultima, dai, non mollare adesso, dai, su, e fino in fondo, tienila, dai, ogni tanto lavori bene, dai, ogni tanto. Passato questo primissimo step di all'incirca un mese e mezzo, due, finalmente sono riuscito a raggiungere lo step quasi finale e definitivo, ovvero quello della mia riabilitazione al campo. Signori, sto andando direzione appunto Isokinetic per la mia primissima volta al campo. Cercherò di andarvi a raccontare un po' quelle che sono le mie sensazioni di questa primissima volta al campo, dove finalmente posso respirare aria di campo. Non vedevo l'ora, signori, anche perché tra pochissimo ci sarà il Pallone d'Oro 3.0. Potrei partecipare al Pallone d'Oro 3.0? Ve lo dirò a fine video. Ciao. Ciao Lorenzo. Ciao. Piacere. Sono arrivato. Ciao. Ci siamo. Prima giornata di campo. Non vedo l'ora. Posso già mettere le scarpe? Come funziona? No. No. Funziona che inizieremo con calma. Okay. Vediamo un pochino come risponde il piede. Basta, problemi negli ultimi giorni in particolare, fastidi, noie? Leggermente davanti, quindi leggermente, beh, una parte davanti, quindi nel spingere, però direi bene. Direi bene. Ok. Allora, guarda, adesso appoggio tutto quello che devi appoggiare, certo. Ti do il cardio, la pettorina, che ci servono per il GPS. Okay. Dopo partiamo, va bene? Ero veramente emozionato e non vedevo l'ora, ragazzi, di sentire la parola campo, ma soprattutto di andare a rimettere le scarpine, perché dopo 7 mesi di infortunio veramente non ne potevo più e era solo l'unico mio pensiero che avevo in testa. Finalmente, signori, ci si mette le scarpe. Ah. Come mettersi le scarpe dopo 7 mesi? È una bella sensazione. Libertà. Allora, lavora qua dietro, semplicissimo. Cosa andiamo a fare? Già che va la palla qua davanti, andiamo ad alternare un lavoro tecnico girando sempre intorno a questo cone. Già che rimane proprio in mezzo, in linea con il cone. Lavoriamo sugli appoggi, vale per entrambi, eh? Quindi lavoro, arrivo, interno, giro dietro. Questa frequenza la voglio vedere sempre. Sono 10 colpi, 5 destro e 5 sinistro, corsa fino, non a metà campo, ci mettiamo 5 metri in più, arriviamo al cono blu, ok? Controlliamo una leggera frenata. Chi ha lavorato torna in palleggio e l'altro lavora, ci alterniamo. Ok, non c'è una palla più. Ok. Ripartiamo, ragazzi, come abbiamo fatto prima. Rimettiamo il cono. Porto con calma, eh? Sempre, facendo lavorare bene, toccando la palla 1000 volte. Io mi corro con le scarpe perché era un appoggio diverso, più con le scarpe ero più morbido. Però bisogna l'appoggio più rigido, sono abituato alla morbidezza delle, esatto, ma non devi preoccupare che la prima volta è normale avere un effetto diverso con la scarpa da calcio. Partendo da qua andiamo, vado a colpire con Giacomo, passo corto, non mi interessa la velocità, ok? Quindi vengo fuori dall'arancione, quindi occhio che arrivo lì adesso. Controbalzo d'interno, riprendo il passo, controbalzo d'interno, sinistro. Bene con gli appoggi, bene con gli appoggi. Via.
Giro di rullo come abbiamo fatto all'inizio, poi cambi le scarpe che dopo ci vediamo. Ancora? Facciamo dritto per dritto, andiamo come prima in 10 secondi, bene, e ritorni però in 20, quindi è un lavoro continuo, vado in 10, torno in 20, vado in 10, torno in 20, 5 minuti, voglio vedere come va perché se non mi convince il ritorno te lo modifico, okay. Va bene? Grandissima emozione che però è andato piano piano a svanire, ragazzi, perché dopo qualche esercitazione, la parte appunto anche di corsa, che è andata piuttosto bene, molto molto bene, sentivo la caviglia comunque sia reagire bene, ho iniziato a sentire in realtà quello che sospettavo potesse accadere. Come? Mi fa male. Mi fa male, mi fa male. Tanto. Non è abbastanza. Che palle. Caviglia è cotta. Ci fermiamo qua. Si vede, quindi non c'è problema. Togliamo gli ultimi due minuti, ma zero problemi. Però se mi inizia a correre così non va bene. Ragazzi, come avete potuto vedere in questo primissimo allenamento che ho fatto al campo, ancora non sono al 100% e quindi ho fatto e sto facendo fatica, anche se inizialmente stava andando tutto per il meglio perché non stavo subendo più di tanto problemi alla caviglia, però nell'ultima parte finale dove giustamente avevo già dato con la caviglia si vedeva in maniera veramente palese che non stavo bene e che avevo del dolore, tant'è che appunto l'istruttore mi ha fermato e mi ha detto appunto che sicuramente è normale e che da questo momento in poi ogni volta che ritornerò poi sul campo andrà sempre piano piano a migliorare finché poi dopo non svaniranno del tutto questi primi acciacchi, anche perché giustamente la gamba, il piede si deve riabituare a tutti i movimenti di campo e a soprattutto il gioco su campo, quindi anche le scarpe da calcio. Scarpe da calcio che, come avete potuto vedere, molto particolari perché sono appunto le scarpe del mio infortunio, che a dir la verità, ripeto, per come ho analizzato un po' tutto quello che è stato la dinamica dell'infortunio, lo so che per i più scaramantici questa cosa magari disturba tanto, però a mio modo di vedere alla fine c'entrano e non c'entrano con l'infortunio e quindi secondo me più di tanto la differenza non fanno. Allora, cosa ne pensi? Sono quelle dell'infortunio. Bel coraggio. Sì. Indossare se riesci. Andiamo, andiamo. Per quanto riguarda il pallone d'oro, quindi la domanda più importante di questo video, andrò a partecipare oppure no al pallone d'oro? Beh, da come avete potuto vedere, ancora non sono al 100% e non sono nelle condizioni di poter andare ad affrontare un evento di quel tipo, perché sarebbe rischioso per me e pericoloso soprattutto, e andrei ad allungare tutti i tempi di recupero. Tempi di recupero che ad oggi sono stimati alle 2-3 settimane ancora, quindi dal momento in cui state vedendo questo video per un mio ritorno in campo ufficiale dovranno passare all'incirca 2 settimane se sarò molto bravo, o 3 settimane per un mio ritorno ufficiale in campo. Ovviamente il lavoro che è stato fatto e che sto continuando a fare è anche un lavoro muscolare, perché dovrò andare a riprendere bene tutti i muscoli, soprattutto della gamba infortunata e non solo, e dovrò abituare anche proprio i muscoli allo sforzo fisico vero e proprio a cui prima ero abituato. Di questo percorso riabilitativo ovviamente vi aggiornerò man mano sugli altri miei canali social, quindi su Instagram,
vi terrò aggiornati su quando sarà il mio rientro ufficiale, però ormai non tra tantissimo, quindi a breve ci sarà il mio ritorno in campo. Ragazzi, come sempre vi voglio andare a ringraziare di tutto il supporto e di quello che mi state dando tutti i giorni, mi scrivete, ma in primis voglio ringraziare i miei amici, la mia famiglia che mi è stato vicino in un periodo così difficile come questo e che mi supportate. A breve usciranno nuovissimi contenuti sempre qua sul canale, anzi un nuovissimo format che spero vi piaccia veramente veramente tanto, pensato ad hoc solo per voi. Ci sto mettendo tanto impegno, anche non solo per l'infortunio ma anche per quello che sono i contenuti e il canale, e spero che voi lo possiate apprezzare. Detto questo, signori, questo è il quanto. Sicuramente ci sarò al Pallone d'Oro e farò da presentatore, come forse avevo già detto. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi ringrazio per tutto quanto. Mi raccomando, ragazzi, lasciate like, lasciate un commento. Detto questo, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Da Off Samuel è tutto. Bella, ragazzi, mai mollare, let's go!